Le passate sto foglio. Semplice esercizio. Allora, l'esame quindi giovedì 7 giugno ore 19, dopo un attimo ne parliamo. Allora, avete un foglio con le collette, le preghiere, la preghiera iniziale della messa della settimana scorsa, la settimana tra l'Ascensione e la Pentecoste. Adesso qualche attimo le leggete e poi con così semplicemente cercate di tirar fuori quello che vedete in queste preghiere, riguarda soprattutto lo Spirito Santo, la settimana prima di Pentecoste, quindi quello che potete dire attraverso queste preghiere di Dio e dell'uomo, ok? Leggetelo un attimo. Ci proviamo. Cosa potete dirmi di Dio o dello Spirito Santo proprio attraverso la preghiera della Chiesa in queste collette? Chi è Dio? Cosa fa? Se non è tranquillo, a me succede tutto questo, che in ogni preghiera si fa una richiesta al Padre, mm-hmm, che ci doni lo Spirito Santo affinché poi possiamo cooperare e fare quelle azioni che seguono poi nelle varie preghiere grazie a questa forza dello Spirito Santo, perché senza facciamo proprio questa richiesta, perché senza questo dono è impossibile fare come dice qui, no? Ad
aderiamo pienamente alla tua volontà, la prima cosa non è lì, ci trasformi in te più alla tua gloria, formi in te con piena dedizione, formi in te un cuore solo, un'anima sola, piacere a te, cooperare al tuo disegno di salvezza, eccetera. Tutte queste cose riusciamo a farle se appunto abbiamo in noi questo dono dal Padre e dello Spirito Santo, sì, per questo suggerimento. Ok, quindi già hai fatto un passo avanti. Quindi così, erano tre, possiamo dividere in tre cose. Cosa ci dice di Dio e dello Spirito Santo? Qual è l'azione di Dio e dello Spirito Santo? E la terza cosa, chi è l'uomo? Quale uomo viene fuori da qua? Allora, questo Dio Spirito Santo, quindi, che trasforma, che c'è la possibilità di diventare ciò che chiediamo nella preghiera, è ok. Altre cose riguardo proprio a Dio, al Padre, come viene chiamato qua. Misericordioso. Onnipotente, onnipotente, eterno. Sì. Altre cose? È lui che agisce. Tramite lo Spirito Santo. Ok, quindi l'azione di Dio e dello Spirito Santo, appunto, qual è? Quali sono i verbi, quello che... quali sono un po' le dinamiche che riusciamo a comprendere? Cosa fa questo Spirito Santo? Quello che trasforma. Trasforma, unisce. Unisce. Unisce la Chiesa. Ci fa conoscere la volontà di Dio Padre. Dona dispensatore di doni. Ci fa progredire. Ci dà il cuore nuovo. Abita. Colui che fa il dito della mano del Padre, sì, e... santifica e ci manda in missione, sarà. E l'uomo che viene fuori dalla preghiera, com'è? Che fa? Chi è? L'uomo trasformato, conformato, redento, salvato, reso capace di servire. È sicuramente un uomo umile che chiede questo dono perché senza sarebbe capace. Che testimonia, provenisce nella fede. È anche figlio, cioè sempre noi ci rivolgiamo al Padre, però questo la prima lo dice proprio come figli, ma con l'amore di figli. Sì. Quindi questo incontro proprio d'amore anche. C'è padre martedì, padre mercoledì, padre giovedì, venerdì c'è anche il padre. Padre c'è sempre. Non si è parte di sabato. Ok, quindi questo era un semplice esercizio per vedere un po'. Adesso arriviamo alla funzione di oggi. Però ecco, l'idea è questa: lo Spirito Santo che trasforma, che ci unisce, questi sono i doni, questa è l'azione dello Spirito Santo in noi che viene ad abitare. In noi c'è questa forza, la testimonianza del servizio, della carità. Ok, questo era giusto per, così, per entrare sempre un po' più nella preghiera liturgica e per nutrire la nostra fede, la nostra vita cristiana. E sempre riguardo dello Spirito Santo, la volta scorsa, due lunedì fa, abbiamo visto, l'argomento era la santità. Ecco, oggi guardiamo praticamente lo stesso tema, però con uno sguardo un po' più attraverso i cristiani dell'Oriente. Ecco, noi facciamo proprio dei cenni, come sempre, che fanno un po' rabbrividiti, cioè sempre soprattutto da casa. Ecco, diciamo alcune cosette. Però ecco, è lo stesso argomento visto attraverso la spiritualità, la tradizione orientale. Che chiama questa dinamica, questo processo, la divinizzazione. Allora, qualche anno fa, Papa Giovanni Paolo II, oggi santo, aveva scritto una lettera apostolica perché era la ricorrenza di un altro documento di Papa Leone XIII che riguardava appunto la Chiesa d'Oriente.
tutto il titolo e lettera apostolica Orientale Lumen del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II al clero fedeli per la ricorrenza centenaria della Orientalum Dignitas di Papa Leone XIII. E Giovanni Paolo II fa in una prima parte del documento, della lettera, un riassunto della bellezza della spiritualità orientale, della fede orientale, e poi parla della possibilità, del dovere di conoscersi per incontrarsi tra Occidente e Oriente. Ora noi oggi non faremo ecumenismo, non ci fermeremo su questo aspetto, ma più sulla prima parte. Ecco, questo è un, perché ho preso questo documento, perché appunto c'è un po' un riassunto delle linee principali della spiritualità orientale, che tra l'altro è difficilissimo fare una sintesi, perché essendo così diversificate le varie chiese, a parte le chiese ortodosse, ma anche le stesse chiese cattoliche d'Oriente, sono molto più divise, sono molto più particolareggiate, rispondono e hanno risposto nei secoli anche alla stessa cultura del territorio. Mentre invece la Chiesa cattolica d'Occidente ha sempre cercato, poi soprattutto dal Concilio di Trento in poi, a unificare le cose, ecco, tutti nello stesso modo, tutti uguali. Ecco, invece la Chiesa d'Oriente ha avuto sempre un po' più di, diciamo così, libertà. Le varie tradizioni si sono evolute nel tempo, ma ci sono le cose fondamentali in cui crediamo, in cui siamo legati. Allora, il Papa, quanto mi ha fastidio questo microfono altissimo, ma... mamma mia, forza. Allora, lui scriveva: l'Oriente cristiano fin dalle origini si mostra multiforme al proprio interno, capace di assumere i tratti caratteristici di ogni singola cultura e con un sommo rispetto di ogni comunità particolare, quello che vi dicevo. Non possiamo che ringraziare Dio con profonda commozione per la mirabile varietà con cui ha consentito di comporre con tessere diverse un mosaico così ricco e composito. Vi sono alcuni tratti della tradizione spirituale e teologica comuni alle diverse chiese d'Oriente, che ne distinguono la sensibilità rispetto alle forme assolute della trasmissione del Vangelo nella terra d'Occidente. Così li sintetizza il Vaticano II: è noto a tutti con quanto amore i cristiani orientali compiano le sacre azioni liturgiche, soprattutto la celebrazione eucaristica, fonte della vita della Chiesa e pegno della gloria futura, con la quale i fedeli, uniti col Vescovo, hanno accesso a Dio Padre per mezzo del Figlio, Verbo incarnato, morto e glorificato nell'effusione dello Spirito Santo, ed entrano in comunione con la Santissima Trinità, fatti partecipi della natura divina. Citazione alla seconda lettera di Pietro. Ecco, in questi tratti, poi scrive, ce l'avete qua sulla slide, si delinea la visione orientale del cristiano, il cui fine è la partecipazione alla natura divina mediante la comunione al mistero della Santa Trinità. Ora, noi non è che noi occidentali non crediamo in questa cosa, però loro, anche nella multiforme esperienza della Chiesa d'Oriente, ecco, si trova sempre questa idea: la partecipazione alla natura divina di Dio mediante la comunione con la Trinità. E continua: nella divinizzazione, adesso ci arriviamo a cos'è, e soprattutto nei sacramenti, la teologia orientale attribuisce un ruolo tutto particolare allo Spirito Santo. Per la potenza dello Spirito che dimora nell'uomo, la deificazione o divinizzazione è la stessa cosa, comincia già sulla terra. La creatura è trasfigurata e il regno di Dio è inaugurato. Allora, quindi, questa deificazione o divinizzazione, cioè l'uomo che si trasforma, diventa partecipa della natura di Dio, è operata attraverso l'azione dello Spirito Santo e comincia già qui nella terra. Ecco, lo Spirito Santo che trasforma già questa terra, questo mondo, a immagine e somiglianza, vedremo poi, del Creatore, del Dio Creatore. E poi continuava il Papa: la partecipazione alla vita trinitaria si realizza attraverso, ce l'avete forse anche qua? Sì, sì. Non c'è il numero qua, non è il numero 6, anzi.
La partecipazione alla vita trinitaria si realizza attraverso la liturgia e in modo particolare l'Eucaristia, mistero di comunione con il corpo glorificato di Cristo, segno di immortalità. E con l'insegnamento dei padri cappadoci, chi sono i padri cappadoci? Sono Basilio di Cesarea, Gregorio di Nazianzo e Gregorio di Nissa, vissuti nel IV secolo nella Cappadocia, l'Asia Minore. Non so se l'avete un po' toccati con Don Igor. Con l'insegnamento dei padri cappadoci sulla divinizzazione è passato nella tradizione di tutte le chiese orientali e costituisce parte del loro patrimonio comune. Ciò si può riassumere nel pensiero già espresso da Sant'Ireneo alla fine del II secolo, Ireneo di Lione. Dio si è fatto figlio dell'uomo affinché l'uomo potesse divenire figlio di Dio. Questa teologia della divinizzazione resta una delle acquisizioni particolarmente care al pensiero cristiano orientale. Nicola Cavasila scriveva: innestati in Cristo gli uomini diventano dei e figli di Dio. La polvere è innalzata ad un tale grado di gloria da essere ormai uguali in onore e deità alla natura divina. Ritorna sempre questa idea, l'uomo che partecipa alla natura divina. Qui Giovanni Paolo II mette, come esempio abbiamo visto in questo grassetto, la frase di Ireneo, ma un'altra frase usata per quanto riguarda la divinizzazione, sempre presa per esempio, è questa di Sant'Atanasio, Atanasio di Alessandria, ma è uguale. Il Verbo di Dio si è fatto lo stesso uomo perché noi diventassimo dei. Ecco, questo è il movimento. Dio, il Verbo di Dio che si fa uomo, perché noi possiamo diventare dei, possiamo diventare figli di Dio, possiamo partecipare della natura divina, ok? Questo è il movimento. Dio che scende in mezzo a noi e noi che saliamo verso Dio. Allora, quindi, in Oriente parliamo di divinizzazione, la Chiesa riformata, chiamiamo i protestanti, di giustificazione, noi di santificazione, ma le tre cose sono alla fine simili. Cristo è la nostra salvezza che consiste nel ritorno al Padre reso per noi possibile tramite il dono dello Spirito Santo presente in noi. Cristo il Salvatore, lo Spirito Santo ci fa ritornare al Padre, Cristo che ci riapre la strada verso Dio Padre, il peccato che ci allontana da Dio. Allora, a causa della presenza, oggi ci aiuta le parole che vedete, che troviamo, ci aiuta un'autrice, un'insegnante alla Gregoriana, Michelina Tenace, con questo testo, soprattutto Dire l'uomo 2, c'è anche un Dire l'uomo 1 che ha scritto Rubnik, e il sottotitolo è Dall'immagine di Dio alla somiglianza, la salvezza come divinizzazione. Allora, a causa della presenza in noi dello Spirito Santo, la santità in Oriente è capita come l'emergere della nostra costituzione all'immagine di Dio. Allora, dobbiamo subito un po' capire, quando noi pensiamo ai santi, forse l'abbiamo visto anche l'altra volta, l'idea che ci abbiamo noi di santità, che è un po' anche figlia della nostra spiritualità, del nostro vedere le cose in modo occidentale. Pensiamo al santo colui che fa, che in qualche modo si sforza, che comunque quando noi diciamo io non sono santo e quando magari non riesco a fare una cosa, non ho pazienza e porto avanti una cosa, non sono fedele a qualcosa. Ecco, è più sul fare forse la nostra idea di santità. Condividete, ce l'avete sta... è un po' più questa l'idea occidentale, mentre l'Oriente ci ricorda che la santità è l'emergere di ciò che già c'è in noi, questa immagine di Dio che c'è in noi. Essa rivela quindi nell'uomo la sua vocazione ad essere come Dio, ma per non essere astratti, come Dio significa come Cristo, è lui l'immagine di Dio, adesso ci torniamo. E questo Spirito Santo, scriveva il cardinale Spilli, che lo Spirito è l'elemento essenziale della santità, e zoopoion, vivificante, crea vita, colui che dà la vita, è lui sempre che trasforma, come abbiamo visto anche prima, la nostra vita. Ora, per comprendere l'idea di la divinizzazione, c'è un'altra
un altro argomento importante per la Chiesa d'Oriente è che questa, l'essere creati a immagine e somiglianza di Dio, questo è un elemento comune nella spiritualità orientale, è stato da diversi autori ripreso e commentato. Allora, il testo di riferimento è naturalmente Genesi, al capitolo 1, Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Abbiamo sentito tante volte questo testo. Allora, Dio crea l'uomo a sua immagine. Dio dona il suo spirito come dono e caparra di immortalità. E l'uomo vive secondo natura quando vive dello spirito. Altro elemento diverso dall'idea occidentale. In Occidente, quando parliamo di natura, è come se noi pensassimo all'uomo che gli manca qualcosa. Adesso taglio con lo scorcello, all'uomo che gli manca qualcosa, che è così, è la creatura, è fatto ancora solamente di fango e c'ha bisogno, sulla natura arriva la grazia, lo Spirito Santo. Ecco, questa è l'idea, così a grandi linee, occidentale. La natura che ha bisogno della grazia, e su questa cosa per secoli gli autori, i teologi hanno scritto tantissimo, del rapporto tra natura e grazia, quando grazia intendiamo l'azione di Dio, lo Spirito Santo. Mentre invece vediamo che in Oriente l'idea è diversa, è la natura ad essere, a mostrare la nostra realtà, l'essere creati a immagine e somiglianza di Dio. Quindi natura non è qualcosa che gli manca qualcosa, se la vediamo dal punto di vista orientale. Cristo è l'unica e vera immagine. L'uomo è stato creato secondo immagine, cioè secondo il Cristo. Quindi l'essere creati a immagine di Dio significa essere creati a immagine di Cristo. Due cose. La prima, ora anche, vabbè, quella non è la questione, mettiamo solo troppa carne sul fuoco. Allora, quando noi, forse l'avete già trattata questo argomento, anche di essere creato immagine e somiglianza di Dio, noi ci abbiamo la testa un po' quando leggiamo i testi e la scrittura in maniera cronologica, no? Pensiamo alla Genesi, la creazione, poi dopo tanti secoli arriva Gesù Cristo e poi ci siamo, e poi la salvezza, la Pasqua. Mentre dobbiamo sempre immaginare, dovremmo cercare di concentrare, no, quegli eventi, anche la stessa creazione lo sappiamo benissimo, non è che spiega come è avvenuta la nascita dell'uomo sulla terra. E quindi dobbiamo tenere presente che Cristo in qualche modo già c'era, diciamola così. Ecco perché lui, no, è il nostro modello. Ecco, quando Dio ci crea continuamente è lui il modello. E quindi non basta solamente leggere la creazione in Genesi se non lo facciamo attraverso poi il Vangelo, se non lo facciamo attraverso Cristo, è lui il mediatore, è lui il modello. Cosa succede? Quindi, allora, Dio ci crea, dona il suo spirito, è la caparra di immortalità, ciò cioè che già ci fa essere con Dio. Poi c'è l'esperienza del peccato, e qui che l'uomo vive contro natura, se per natura appunto intendiamo quell'essere immagine e somiglianza di Dio, e tratta attraverso il peccato, tratta se stesso e gli altri non come immagine di Dio. Ma l'uomo anche attraverso il peccato non perde mai l'impronta di Dio in sé, comunque rimane chiamato a realizzarsi come figlio di Dio attraverso il figlio Gesù. Quindi il peccato vive contro natura. Dicevamo, l'essere creato all'immagine di Dio non viene mai negato, anche con il peccato. Questo è un aspetto passivo, è dono di Dio. Siamo creati all'immagine di Dio, possiamo fare la peggio cosa, il peccato originale, il peccato nostro, comunque questo rimane, creati all'immagine di Dio. Poi dov'è che le cose cambiano? Nella somiglianza
Allora, nell'esercizio della nostra libertà, ecco lì possiamo perdere o meno la nostra somiglianza con Dio. La venuta di Dio in mezzo a noi ci rivela un modo divino di esercitare la libertà, l'obbedienza all'amore che ristabilisce la partecipazione reciproca. Dio si fa partecipe della vita dell'uomo affinché l'uomo partecipi della vita divina. Ecco, è stata necessaria la venuta, l'incarnazione del Verbo, la venuta di Cristo, affinché noi potessimo ritornare a questa immagine e somiglianza di Dio in pienezza, Lui che ci ha liberato, che ci ha redento. Con Lui è diventato partecipe della nostra natura umana perché potessimo essere partecipe della natura divina, ciò che abbiamo visto con Atanasio, Ireneo, e ciò che ritorna sempre, questo è il ritornello. Scriveva ancora Ireneo di Lione: quando il Verbo si fece carne, mostrò veramente l'immagine, divenendo egli stesso ciò che era la sua immagine, e ristabilì saldamente la somiglianza, rendendo l'uomo simile al Padre, invisibile, attraverso il Verbo che si vede. Allora, quindi ci abbiamo l'immagine, abbiamo detto, che non parte con il peccato e che nel cammino spirituale orientale, naturalmente dopo ci sono autori che si avvicinano più a quella che è la sensibilità occidentale, non è che sono tutti uguali, identici, tutti scrivono la stessa cosa, però possiamo fare questa sintesi un po' semplice. L'immagine è iniziale, è la somiglianza invece che si può riacquistare, che ci viene ridonata, per cui possiamo camminare nella nostra vita. Quindi la vita spirituale come passaggio dall'immagine alla somiglianza, e la conversione la possiamo pensare come questo ritornare alla natura originaria voluta da Dio con l'immagine impressa in lei, con ritornare alla natura, intendendo sempre la natura così come la possono intendere gli orientali, essere immagine e somiglianza di Dio. Tutto questo operato dallo Spirito Santo. Allora, questo Spirito, alcune cose dello Spirito che ci suggerisce l'autrice, ne potremmo mettere altre 2000. Intanto è l'organo della comunione in noi con il trascendente, con il divino. Per chi c'era l'anno scorso, non so se vi ricordate, abbiamo diviso l'uomo attraverso 3 cerchi concentrici. Avevamo all'interno lo spirito, l'anima e poi il corpo. Ecco, al centro questo spirito, sia spirito dell'uomo che spirito santo, è appunto questo organo della comunione con Dio, con il trascendente. Si chiama tricotomia, che non è il taglio dei peli, tricotomia significa anche questo, ma appunto divisione in tre dell'uomo, così come ci ricorda il Tessalonicesi. Ancora lo Spirito Santo nell'uomo, come sappiamo, grida Abba, Padre, allora è il testimone della nostra Costituzione per e da una relazione. Ecco, noi siamo, deriviamo da Dio, Dio che ci ha creato, se noi che se chiamiamo Dio Padre significa che dipendiamo, veniamo da una relazione e siamo costituiti per una relazione, per essere in relazione con quel Padre, se noi siamo figli. E questo è lo Spirito Santo in noi che grida Abba Padre. Lo Spirito dice all'uomo la sua origine divina, è ospite dell'uomo donando le primizie del regno, e dice la meta. Ecco, in noi ci ricorda che abbiamo un seme divino, è dono in noi qualcosa che abbiamo, ma ci ricorda anche la meta, andiamo verso il Padre. Ancora lo Spirito è dono gratuito, è principio di una relazione eterna orientata alla libera adesione. È dono e noi esercitiamo la nostra libertà per rispondere o meno. E poi lo Spirito è vivificante, dà la vita, agisce in ogni momento, rimanda sempre al Figlio. È lo Spirito che ci trasforma, ci conforma a Gesù, al Figlio. Tutti questi processi sono processi appunto della divinizzazione, del nostro ritornare a immagine e somiglianza di Dio. Scrive Rupnik: la divinizzazione è una progressiva penetrazione dell'amore di Dio, nello spirito.
Spirito Santo, fino alla maturità di Cristo in noi. La divinizzazione è infatti la meta della creazione, che grazie all'incarnazione dell'amore di Dio in Cristo, alla sua morte e risurrezione, compie la parabola del senso della vita nella persona umana. Allora, quindi, divinizzazione come penetrazione dell'amore di Dio, dello Spirito Santo, fino a che noi diventiamo maturi in Cristo, come dice ancora la Scrittura, questo Spirito che ci trasforma in Cristo, è questa la meta, essere maturi in Cristo. È meta questa divinizzazione della creazione grazie al Dio che si fa uomo, grazie all'incarnazione. E quindi riusciamo a comprendere anche i cherubini che il senso della vita umana, della persona umana. L'uomo è creato per essere divinizzato nell'amore di Dio, rimanendo perfettamente uomo. L'uomo si divinizza umanizzandosi nella misura di Cristo. È lui l'uomo perfetto, a lui tendiamo. È la divina umanità di Cristo l'ambito della maturazione dell'amore umano verso quello divino. Ecco, la base di questa spiritualità e dell'antropologia, abbiamo quello che è stato stabilito attraverso il Concilio di Calcedonia: Dio vero, Gesù vero Dio e vero uomo. Ecco, e noi ci muoviamo all'interno di questa realtà. Ecco, noi possiamo ritornare a Dio proprio perché Gesù è veramente uomo, ha partecipato della nostra natura, e possiamo tornare a Dio perché Gesù è Dio. Ecco, questa è la grande realtà che sta alla base anche della divinizzazione, della spiritualità. Gesù Cristo vero Dio e vero uomo. Ora, un contributo particolare per comprendere la divinizzazione è quello di Atanasio di Alessandria, Sant'Atanasio. Io vi manderò dopo un file con una delle udienze che fece Papa Benedetto XVI su diversi autori, su diversi padri della Chiesa, e una di queste nel 2007 era proprio su Atanasio di Alessandria. Ecco, questo è stato vescovo di Alessandria, è stato uno dei grandi avversari dell'eresia ariana e ha partecipato al concilio di Nicea, dove è venuto fuori il nostro credo insieme al concilio di Costantinopoli, appunto il credo niceno-costantinopolitano. È vissuto in Egitto, come vedete, nel 300, ed è stato successore ad Alessandria del vescovo Alessandro, siamo sempre nel 300. E la sua vita è stata difficilissima perché per diverse volte, 5 volte, è stato mandato in esilio. Naturalmente il potere della Chiesa, il potere imperiale, sono sempre stati in conflitto. E una delle sue opere, appunto, l'incarnazione del Verbo. Abbiamo visto prima la frase: si è fatto uomo il Verbo di Dio perché noi diventassimo Dio, egli si è reso visibile nel corpo perché non avessimo idea del Padre invisibile, ed egli stesso ha sopportato la violenza degli uomini perché noi ereditassimo l'incorruttibilità. E diverse opere ha scritto. E Atanasio dice: l'uomo è creato secondo l'immagine di Dio. Ecco, questo essere secondo l'immagine di Dio, dice Atanasio, significa partecipare di questa immagine del Verbo, del Logos. È partecipazione dell'immagine di Dio, è partecipazione del Verbo. E se è partecipazione del Verbo, in greco Logos, questo termine che riusciamo difficilmente a tradurre, ma non tanto a tradurre quanto a spiegare il significato ampio che ha, se noi partecipiamo del Logos siamo logici, ma non la logica della testa, appunto perché partecipiamo di questo Logos, del Verbo di Dio. Per poter così contemplare sempre in sé il Verbo del Padre di Dio ad immagine del quale è stato fatto. Allora, l'uomo partecipe del Verbo di Dio, del Logos, può contemplare in sé il Verbo del Padre. Capite? Se io partecipo dell'immagine di Dio, è qualcosa che è in me,
io posso contemplarla in me, questa immagine, verbo di Dio. Ora, questo termine, contemplare, ecco, alla base del pensiero di Atanasio e non solo. Allora, vedendo il Logos, contemplare richiama il vedere, il guardare in maniera profonda. Vedendo il Logos, l'uomo vede il Padre e il Figlio. Allora, che cosa imposta che si è detto così, però ci aiuta solamente lo Spirito Santo e la preghiera. Allora, l'uomo contempla il Logos, il Verbo incarnato, il Figlio. Noi attraverso il Figlio vediamo, contempliamo Dio Padre, ok? In questa visione può realizzare il suo essere secondo il Logos, che è tutto orientato al Padre. Così io contemplo l'immagine di Dio, in Cristo Gesù, di Dio Padre, io posso realizzarla, sempre per grazia di Dio, in me, e questa immagine essere orientati al Padre. Ma subentra il peccato, che qua è sempre questo problema, non ne può mai andare sempre tutto liscio. L'uomo peccatore, dice allora, è alogico, è senza il Logos. Non guarda più Dio, non contempla più Dio. Pensate ad Adamo ed Eva, ecco che perdono lo sguardo su Dio, perdono l'ascolto di Dio, e si vanno a invischiare con il serpente, con l'albero del bene, del male, l'albero della vita, le mele, le pere, le foglie di fico, perdono l'attenzione da Dio, ok? E infatti, con chi è l'uomo in relazione? A chi guarda, a lui egli somiglia. Ma pensiamo anche nella nostra esperienza. Quando noi ci concentriamo su qualcosa, guardiamo qualcosa, non solamente con gli occhi, no? Siamo attenti a qualcosa, ecco, veramente noi entriamo in relazione con quella cosa, quella persona, quella creatura, e non con il creatore. E alla fine tante volte ci andiamo proprio ad assomigliare a quella cosa o a quella creatura. Pensiamo allo stare, perché magari voi siete, tanti voi siete sposati, lo stare insieme al marito, alla moglie, che vive in un certo modo, la pensa in un certo modo, tanto alla fine un po' si condivide qualcosa per forza, se no è una guerra continua, si va, ecco, si assomiglia un po' a quella persona. Allora ecco l'idea. L'uomo non contempla più Dio, ma contempla le creature, entra in relazione con quelle creature e perde sempre più la sua somiglianza. Diventa simile a Dio, così come Dio aveva scelto, ci aveva dato questo nome, diventa una creatura, anche se prima fra tutte le creature, l'uomo comunque sempre una creatura, e quindi sarà un uomo che conoscerà la morte, mentre Dio ci aveva creato non per morire, e quindi andiamo a perdere le caratteristiche, i doni che il Signore ci aveva fatto nella creazione, non più simili a Dio ma creature. Ora subentra l'incarnazione, come dicevamo prima, la divino umanità di Cristo, e diventa visibile l'invisibile Dio, e ci permette di guardare a Lui per riacquistare la visione dell'immagine. Ecco, Dio sceglie di farsi uomo e noi possiamo nuovamente contemplare e vedere l'immagine di Dio che abbiamo perso. Ora, questo riguarda sia il racconto di quello che chiamiamo il peccato originale, la creazione dell'uomo, ma anche esperienza continua del peccato dell'uomo e della creazione, che è una dinamica continua, non è qualcosa che è avvenuto solamente tanti millenni fa. Quindi grazie all'incarnazione possiamo ricontemplare quell'immagine che non vediamo più attraverso il peccato, il nostro sguardo si offusca. Ok, quindi questo è un po', diciamo, a grandi linee, anzi pochissime, poverissime linee, un po' l'idea della divinizzazione, soprattutto guardata attraverso l'aspetto della creazione, attraverso l'insegnamento di Atanasio.
Ora, chi è che in Oriente, nella spiritualità orientale, incarna, porta avanti questa divinizzazione? Ecco, in Oriente abbiamo la grande tradizione del monachesimo, che si discosta un po' dalla nostra tradizione di monaci, ma questo non significa che per il cristiano, per l'ortodosso, non sia aperta la stessa strada. Allora, il monaco è un laico che testimonia che il regno di Dio è vivibile qua giù, ma che per viverlo bisogna esercitarsi nella lotta contro il male, contro il peccato. Ecco, ma questo che vale per il monaco vale quindi per ogni cristiano. E il monaco porta avanti, così diciamo, due strade. Una che è detta prassi negativa e una prassi positiva. La prassi negativa sarebbe l'ascesi, cioè tutte le opere che il monaco, appunto qualsiasi cristiano, può compiere per purificarsi, dal digiuno, alla penitenza, alla preghiera, a un certo stile di vita. Sono appunto le opere, anche cose materiali che si fanno. Ma queste non bastano senza la prassi positiva, senza l'esercizio della carità, le virtù. Okay? Quindi queste sono le due grandi strade del monaco. E una caratteristica particolare del monaco, che è il dono di Dio, è la paternità spirituale. E la figura che conosciamo in Oriente è quella dello starez, dell'anziano, appunto del padre spirituale, dove per anzianità non si intende tanto quella cronologica, anche se quella serve, dice, ma è una maturità spirituale. Lo starez, il padre spirituale, il monaco che è andato avanti nel suo cammino, è colui che è passato dall'uomo vecchio all'uomo nuovo, è colui che ha compiuto e compie continuamente il processo della divinizzazione, colui che sia con le opere, con la carità, passato dalla immagine, ha riacquistato la somiglianza con Dio. E questo padre spirituale in particolare conosce l'uomo, prima di tutto perché conosce se stesso e quindi riesce e conosce l'azione dello Spirito Santo e quindi riesce a discernere gli spiriti in coloro che si rivolgono a lui e alla cardiognosia, significa la conoscenza del cuore dell'uomo. E quindi il monaco riconosce e fa crescere il seme divino nell'uomo fino a farlo maturare alla misura di Cristo, oppure possiamo dire che risuscita l'uomo interiore. Ecco, il monaco che accompagna l'uomo o la donna per ritirare fuori il Cristo che è in noi, l'immagine di Cristo che è in noi. E anche la vita dei monaci d'Oriente è un po' diversa dai nostri monaci, che purtroppo sono rimasti pochi e sono molto anziani. Anche la loro vita, tante volte la vita spirituale, ma anche la vita così nella pratica di tutti i giorni, si impoverisce per forza, e quindi magari così anche le loro pratiche, la loro devozione, ecco, alla fine perde un po' delle fonti anche della tradizione ricchissima occidentale del monachesimo. Ma ecco, il monaco come colui che conosce Dio e conosce l'uomo, il monaco che è uomo di Dio. In Oriente il santo è l'uomo di Dio, e una fonte principale per monachesimo orientale, ma anche quello occidentale, e ancora una volta Sant'Antonio Abate, ne abbiamo parlato anche un'altra volta, e noi lo conosciamo per maialino, ma la sua vita è stata scritta proprio da Atanasio di Alessandria, e lui è l'esempio dell'uomo che ha percorso, che ha subito positivamente la divinizzazione, quell'uomo che ha riacquistato l'immagine di Dio, l'uomo che ha ritirato fuori l'immagine di Cristo in lui, che ha lottato contro il male, ha praticato il discernimento, e tante persone andavano a lui per un aiuto.
Ok, io oggi ho finito l'idea mia per la prossima volta, è di vedere un film, non so se l'avete visto, si chiama L'Isola, in russo Ostrov, che è appunto la storia e l'esperienza di un monaco ortodosso. Se a voi vi sta bene, così avete anche meno materiale per l'esame. Pensavo adesso, spero di trovarlo in DVD, perché c'è anche su internet, però non so se magari se si trova su DVD è un po' più, ma forse l'immagine è più buona. E questo, domande, no, dubbi, perplessità? Io per l'esame ancora non ho visto niente, pensavo, ecco, le fa veramente, io sono tipo che l'ultimo mese non mi viene materia, però bisogna che te lo dico adesso, per giustizia. Pensavo di fare come l'anno scorso con crocette, risposte brevi, aperte. Io non lo so, se voi mi dite tutti no, vogliamo un altro modo, ma farlo orale non lo avevo un po' chiacchiato comunque. Poco c'è inventato, che c'è. Io lo faccio, non vedevo, lo faccio stare semplice, pure l'altra volta l'avevo detto, poi mi avete ancora a portare per lingua. Quelli tristi non l'avevi mai visti. No, devo dire che secondo me strano anche l'orario che abbiamo fatto, l'orario. Un po' più umano. No, veramente. A me quello vuol dire, perché uno già arriva magari un po' stanco. Sì, sì, certo. Ho fatto pure una lezione di meno l'altra volta. Vedremo un film la prossima volta. Proprio come. E il materiale da studiare prendiamo. Non ti basta. Non se ne volete altro, io vorrei tutto. No, ecco bene. No, dicevi bene. No, ci può prendere, prendiamo le dispense. Sì, allora, le linee essenziali sono dalle slide, no? Lì c'è le cose essenziali. Poi sulle fotocopie, trovate degli approfondimenti, trovate spiegazioni sicuramente meglio delle mie, più approfondite. Ma ne sono sulle sue spiegazioni o sugli approfondimenti? Sono su quegli argomenti. No, perché tutte le soltanto le anche le sale del suo filologico, ma anche due sale. L'anno scorso comunque erano le cose, cioè non è che ho chiesto cose che io non avevo trattato e c'erano solamente sulle fotocopie. Erano comunque sulle slide. Che ultimamente sono costretto a fare cose, le fo quelle che mi viene anche con le persone, nel senso un po' più scialla, come dice i ragazzi. Dai, non mi preoccupare, assolutamente. No, potremmo fare anche un elaborato, un elaborato, no, non c'ho. No, è il vescovo, solo lui può fare le cose, io sono un semplice pretino. Dalle 7 alle 8, lo sai. Sì. Okay. Questa questione delle tre, dei 7 cerchi, no? Non è poi così scontata, così accettata, direi, no? Nella Chiesa. Sì. Ufficiale non è questa. Anche sì, se io personalmente l'ho sempre accettata, cioè forse favorisco questa visione, no, dell'uomo. Sì, naturalmente è che il problema è che quando si fanno le divisioni. È che allora io prima cosa faccio anche con questa divisione, faccio fatica ad esempio l'anima, no? Il problema è quando le divisioni, ecco, le cose divise in settori diventano troppo divise, no? Naturalmente questo schema ci aiuta,
ma l'uomo è uno, è un grande mistero, quindi ecco un aiuto per comprendere un pochettino meglio l'uomo secondo una visione, però per tanti altri non ha... Non so se interpreto male, no? Ma lo spirito forse attiene più a quella parte immateriale, no? Che comunque attiene alla volontà, no? Alle scelte più o meno virtuose che l'uomo fa. Sì. L'anima è quella parte che di fatto non ti appartiene, è il dono di Dio, quello è il vero dono di Dio, è quella che attraverso la quale tu senti l'ispirazione divina, diciamo, quella cui, attraverso la quale parla la coscienza. Sì, e che dopo, ecco, anche lì magari c'è chi te potrebbe dire, però anche il nostro corpo, no? È il dono di Dio, anche lì agisce comunque lo spirito. No, mica ti dico perché nel senso. Io capisco, no, come quello che dice, lo condivido, però sì, è un po' difficile. Poi è che quando pensa all'anima, dopo tante volte la comprendiamo anche male, comunque la utilizziamo, c'è anche chi dice, faceva notare una volta un sacerdote, era un funerale nella preghiera, tante preghiere delle sere, proprio il funerale, si parla di quest'anima e lui diceva, il corpo che fine ha fatto, no? Da cristiani. Quindi è complicato, non è che c'è una cosa. È vero, ci salviamo attraverso il corpo, no? Nonostante il corpo. Cioè, ci salviamo tutto, tutto, certo, siamo creatura, e comunque l'uomo è uno. Però voglio dire, io l'anima non la posso sottoporre alla mia volontà. Io sull'anima non incido, nello spirito sì. Cioè se io l'anima la posso traviare con un comportamento smodato, no? Fuori controllo, eccetera. Così come il corpo. Sul fare, no? Nel compiere la volontà di Dio, nel collaborare, l'essere strumenti di Dio, mentre forse la spiritualità orientale con questa idea del diventare ciò che si è, forse c'è tanti che dicono anche, no? Marta e Maria, ecco, l'Occidente più sul fare e l'Oriente più sull'essere, ma poi le cose si mischiano. L'ascesi mi ha sorpreso quella visione, l'ascesi come parte passiva della negativa, passiva, e questa è negativa, negativa. Questa è la negativa, sì. Sì, e questi sono i termini che utilizzano gli autori, cioè, per nel senso che l'ascesi di fatto mi porta a toglierti i pesi, i gravami. È il cammino di purificazione, la lotta contro il male, contro il peccato, i propri vizi. Per esempio, la spiritualità dell'Oriente Cristiano, un manuale sul capitolo Praxis, prassi negativa, te leggo per capire i titoletti. Allora, abnegazione, rinuncia, spogliamento, mortificazione, continenza, purificazione. Tutto questo fa parte della prassi, la compunzione, la penitenza, mentre la prassi positiva, l'obbedienza alla volontà di Dio, il cammino delle virtù, la carità, ok? Queste due cose vanno sempre insieme, forse all'inizio si è più spostati sulla prassi negativa, appunto, sulla purificazione, poi sull'esercizio della carità. Le due cose insieme, ma si possono anche un po' dividere, ma questo vale anche
in altri termini per la spiritualità occidentale, quanto di occidente. Ma questo processo di purificazione, no? Della ascesi piuttosto che nella santificazione occidentale, io ho capito quando ci parlava della divinizzazione, che il fatto che si immagini statico, poi è un divenire, come ci sono Tirreno Verrato di Lione, però è di origine siriana, se non sbaglio, quindi sempre orientale, sì. Che dice che tutta la vita poi la somiglianza è un processo, sì, che ci porta a divinizzarci fissando lo sguardo su Cristo che è il nostro modello. Quindi peccati, sbarazzarsi del peccato. Da lì poi a demonizzare il corpo e quindi volerlo a tutti i costi considerare come oggetto di peccato, che è un'idea molto occidentale, cos'è successo? Non riesco a capire bene questa cosa. È quando, sì, il problema è quando appunto queste sono derive che ancora ce l'abbiamo oggi, ma ci sono sempre state. Quando pensiamo che sia il nostro sforzo, e quindi appunto le penitenze, dormire sui sassi, cioè, ma non ce l'ha detto. Esatto. Allora, due cose. Primo, anche queste pratiche possono far venire fuori l'immagine di Dio che è anche nel nostro corpo. Quindi non è che non servono, ma vanno comprese e usate bene. E poi c'è sempre da dire che c'è l'esperienza personale. Allora io non posso dire, se una persona riesce veramente attraverso il digiuno, che ne so, abituata a fare 3 digiuni alla settimana, dico così, un esempio, io potrei dire, ma come ci pensi, dove sta scritto, il Vangelo non te lo dice, no? Però se quella persona, magari è seguita appunto da sacerdote, qualcuno che l'aiuta, no? Veramente riesce a santificarsi in quel modo, non lo fa perché o è matto, oppure perché pensa che Dio glielo chiede, o perché ha tanti peccati, quindi in quel modo li annienta. Ecco, se lo fa bene, con la carità, come dono di Dio e per ricercare Dio, va bene. Quindi l'importante è che non... Lo sbaglio quando pensiamo che attraverso quella pratica noi ci salviamo, no? No, è proprio quella pratica, è immagine della salvezza. Allora, io digiuno perché non di solo pane vive l'uomo, allora lo faccio anche attraverso il digiuno, il mio corpo. So che la mia vita non dipende solamente da ciò che mangio, dipende solamente dalla creatura, ma dal creatore. Come quello, lo sguardo non è solamente sulle cose, ma su... L'audio, non so se è rientrato, dicevo, per la prossima volta vedere un film, l'audio si può attaccare.